arrestato lo scafista del drammatico sbarco di Lampedusa che il 3 ottobre costò la vita a 366 migranti. È un miliziano somalo che è stato riconosciuto dagli altri immigrati fra i quali si era infiltrato per sfuggire alla cattura. Avrebbe anche preteso sesso dalle donne e le avrebbe perfino offerte in dono ai suoi commilitoni. MUOS, il Ministero della Difesa, scarica alla Presidenza della Regione. La competenza specifica innescata dal pronunciamento dell'Istituto Superiore di Sanità rimane delle autorità siciliane che hanno preso le loro decisioni. Così il ministro Mario Mauro a Palermo parlando del MUOS. Intanto venerdì prossimo nel capoluogo siciliano si terrà una manifestazione contro la ripresa dei lavori a Niscemi. 11 punti di PIL persi in 4 anni insieme a 86.000 posti di lavoro e disoccupazione che raggiunge il 33%. La crisi morde in Sicilia più che altrove. Sono i drammatici dati della Svimez presentati a Palermo nell'ambito delle giornate dell'economia. Senza una politica di rilancio industriale, il reddito di metà della popolazione sarà presto sotto la soglia di sopravvivenza. Ennesima protesta oggi a Palermo dei 206 dipendenti di Acque Potabili Siciliane, la società dichiarata fallita il 29 ottobre scorso. Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta prima dal commissario straordinario della provincia di Palermo Tucci e poi dal governatore Crocetta. Le speranze si concentrano adesso sul vertice di martedì prossimo in prefettura, al quale parteciperanno anche i curatori fallimentari di Acque Potabili Siciliane. Mafia, altri 4 arresti nell'ambito dell'operazione Alexander, con la quale i carabinieri hanno sgominato a luglio il clan palermitano di Porta Nuova. Il carcere si è aperto per altri affiliati alla cosca, fra cui anche il presunto boss del quartiere Borgovecchio e il corriere incaricato di far giungere la droga da Napoli a Palermo. Via Etnea sotto shock a Catania, una giovane donna incinta all'ottavo mese di gravidanza si è suicidata lanciandosi dal sesto piano di uno stabile della centralissima via della città. La donna soffriva di una forte depressione. Nuova via del contrabbando tra il Nord Africa e Palermo. È stata scoperta dalle Fiamme Gialle che hanno sequestrato in una settimana 200 kg di tabacchi esteri di dubbia fattura. La metà sono stati sequestrati dai finanzieri insieme ai doganieri portuali. Le bionde erano nascoste dappertutto, in doppi fondi di automobili, dentro le ruote di scorta e perfino nei serbatoi della benzina. Si trova in coma farmacologico dopo un intervento di ricostruzione della calotta cranica Rosario Parisi, l'operaio di 28 anni rimasto sotto le macerie del crollo avvenuto in una casa in ristrutturazione a Piana degli Albanesi in provincia di Palermo. Nell'incidente ha perso la vita suo cugino Salvatore Parisi di 37 anni. Due pistole e due killer per uccidere un pensionato disarmato. Così è morto Baldassare Licari a Montelepre. Lo rivela la perizia balistica. Inquirenti escludono però la pista mafiosa e indagano sui debiti non onorati, forse contratti con usurai. Combattere la violenza in tutte le sue forme. Il Comune di Palermo conferisce la cittadinanza onoraria a Serena Dandini, autrice del progetto contro il femminicidio Ferite a Morte, al sindaco di Lampedusa Giussi Nicolini. Il riconoscimento verrà consegnato domenica prossima al Teatro Biondo di Palermo in occasione di Don't Forget the Woman in Your Life, la serata di beneficenza contro la violenza sulle donne. I proventi e lo spettacolo verranno devoluti ad una casa famiglia peruviana che ospita le donne vessate. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, seguici su www.blogsicilia.it.